Questo qua è speciale perché è stato fatto con la pasta madre che ha 120 anni. 120 anni vuol dire è stato fatto nel 1890 all'incirca. Adesso il vegetarianesimo bisogna che sia anche giocoso, insomma, giusto? Sappiamo che è sano, sappiamo che è etico, ma deve essere anche leggero. Ma non leggero perché si mette anche poco olio, ma leggero proposto anche con leggerezza e non con i soliti pipponi. Vanno bene i pipponi, però adesso anche no. Mi piace il sapore della carne. Ma non che le cose grasse facciano bene, questo no, no, no. Anche nel vegetarianesimo se si mangiano troppe cose grasse, insomma, dopo non si sta bene. Mi piace troppo, ecco, questa trovo una risposta più, giusto? Un pochino più anche condivisibile. Diciamo, mangiamo la carne perché ci piace. Buonasera. Buonasera, chef Jeremy Di Soia, cuoco notissimo, ma che cos'ha? Non sta bene? No, solo un po' di influenza. Ah, mi E questo spiace. succede perché alla lattuga le do tutte vinte. Alla lattuga, in che Vero? senso? Anzi, approfitto per dire agli amici a casa, Cosa? la prima regola con la lattuga è avere polso, Con la perché lattuga. altrimenti ti mette i piedi d'insalata in testa. La lattuga, ma cos'è che dice? Non voglio sentire ragioni, Ma non sta mi parlando. interessa. Se hai paura del buio, stanotte dormi da sola. Ma scusi, ma perché lei dorme con l'insalata nel letto? Secondo lei io dormo con l'insalata nel No, non letto? lo so, scusi, no, Va le bene tutto, devo. ma non esageriamo. Si No, figuri se no. io porto l'insalata nel Ah, letto. ecco, bene, Sono meglio. io che passo la notte sdraiato nell'orto. Ma certo che poi è raffreddato. Scusi, ma non fa prima smettere di dormire nell'orto? Impossibile. Ah. Guardi che se l'insalata non viene rassicurata e Sì. resta con la paura del buio, Sì. poi sviluppa una sostanza terribilissima. Che sostanza, che sostanza. La pimpa fragnona. La pimpa Così, fragnona, non ha cos'è? No, letto sulla copertina del mio nuovo settimanale vegano? qual è? Esiste? Vanity Farro? Va. No, guardi, purtroppo mi è scappato. Mi è scappato Vanity Farro. Ma cosa farebbe questa pimpa fragnona? Cosa La fa? pimpa fragnona è una Sì. cosa brutta, 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 brutta. brutta, vabbè, stia buona, sì. Sì, perché prima ti divarica le gambe, Aia. poi le irrigidisce. Io Urca. avevo questo amico di Parigi che ha assunto tanta pimpa fragnona, oggi fa il compasso nello studio di Renzo Piano. Ah, vabbè, certo, per le Ora gambe, mi sì. scusi un Sì. attimo. Ulla. Cosa fa? Ha sparato i coriandoli, ma Io perché? voglio che il veganesimo Sì. sia qualcosa di gioioso. Ah, certo, sì. Basta con i pipponi, Ma più infatti, sì, gioia. ma Basta infatti. dire che se mangi il cotechino le vene si riempiono di Ma grasso, infatti, si basta. occludono il Ecco, sangue, basta. si occludono, il sangue smette di Infatti, circolare, ti viene basta. l'aneurisma, Ecco, basta. magari mentre stai guidando, ti trovi in No. ospedale intubato, Eh vedi no, tua però. moglie che limona col primario, No, ma tu non vabbè. puoi reagire perché sei completamente Però paralizzato. Ecco, basta. basta con questi Ecco, grazie, pipponi, basta. meno cupezza, più Oh, gioia. Per infatti. questo al Satu de Carton, Che è il mio suo. ristorante, Sì? ogni giovedì facciamo una serata danzante con musica Ah, che vegana. bello. Cosa suonate? Cosa ballate? Beh, balliamo la mazzucca, No. con le canzoni di Tofu Ma Cotugno che tofu cotuto, la e prego. dei Ginseng. Certo, Lei sì. non ha idea di quanto è gioioso il 100% dei partecipanti si Sì. diverte da matti. Immagino, immagino. Ma quanta gente c'è normalmente, Compreso dico? me? Sì. Uno. Ah, quindi il E poi abbiamo i 100%. giochi da tavolo. Il Addirittura. mio preferito è sicuramente è questo, Quale? Indovina Quiche. Sì, no, si chiama Indovina chi? Sì, per i carnivori, per Ah. noi vegani è Indovina Quiche. Giochiamo? Ma no, vabbè, giochiamo, Ok, giochiamo. giochiamo. Senta, è maschio o femmina? Nessuno dei due. Vabbè, Mi sì. chiede il colore, mi chiede il Sì, colore. glielo chiedo. Di che colore Arancione. è? Ecco. Lo ammetta, non è divertente? Guardi, ma proprio. Non si potrebbe, ma le do un aiutino. Sì. È arancione ed è fatto a spicchi. Ah, è un'arancia. Sbagliato, è il mio amico Franco. Chi? Ma come fa? No, quello è un pallone da basket, No, no, eh. è il mio amico Franco, Com'è il che suo purtroppo amico? ha tagliato un'arancia lungo l'asse sbagliata. Tutti sanno che quando tagli l'arancia nell'asse sbagliato, se fai questo errore, vai in overdose di mandra frippone. Il mandano, ma la Il smetta mandra così. frippone è una tossina che Sì. ti fa diventare tondo e arancione. Ah, ecco. All'inizio Franco era molto triste, E ma ora lui? è contento perché lavora come pallone ufficiale Ah, nell'NBA. ho capito, beh, salutiamo Vedi che il Franco. veganesimo può essere anche gioioso e divertente? Sì, no, no, tutto Bene. bene, ma scusi, tra un gioco e una canzone, però diciamocelo, un pezzettino di carne proprio mai, no? Non si muore mica per un pezzo di carne, non fa Io questo non male. lo accetto.
Ah, va bene, no, accetto, ma... I grassi della carne fanno male. Va bene, ma... Lei mi dica piuttosto, mi piace il sapore della carne. Ma sì, certo, ecco. Se bene, uno dice, sì, a me piace la carne, adoro la carne... Sì. Ah, la carne. Vabbè, abbiamo capito, se uno dice quello... Se uno dice, mamma mia, quanto me la farei, vabbè, quella carne. Sì, adesso abbiamo capito, Se lei mi dice, godo con la carne, allora sì. Ok, va bene. Ma non si può dire che i grassi facciano bene. No, va bene. Ma se lei dice, ah... E basta. La carne... Ah, basta, è giusto. Abbiamo capito. È come questo Würstel. Questo Würstel è pieno di sale e di grassi. Infatti. È una bomba d'orologeria. Esatto. Fa malissimo. Sì, vabbè, insomma. Però, se lo mangia, però. Minchia, che buono. Infatti, però se lo sta mangiando. Sì, ma dico che è buono. Non che fa bene. Guardi, comunque. Senta, tra l'altro. Dico, ah. Sì, ho capito. Che buono. Però sì, c'è anche chi dice che la soia faccia male, eh? Ma infatti, tanto vale che finisca. No, vabbè, adesso no, si ingozza. Ma veniamo al piatto di oggi. Ecco, oh, bravo. Cosa fa? Vi sta permettendo? È una ricetta facilissima. Sì. È una pseudo maionese vegana da spalmare su un pane biologico integrale. Ah, che buono. Pane biologico integrale, sì, fatto con lievito madre, che ha 120 anni. Urca. Eccolo qui. Ecco, il pane. Ma senta, da cosa si capisce? Questo è il lievito madre. Questo è il lievito madre, sì. E c'è anche il pane, ci fa vedere anche, sì, il, certo, pane. Ecco. Ah, ecco, che bello. Ecco, ma da cosa si capisce? No, vabbè, bellissimo. Ma da cosa si capisce che è fatto con un lievito madre di 120 anni? Beh. Ah, certo. È durissimo. È immangiabile, certo. È immangiabile. Il lievito madre lì è immangiabile. Cosa? Lei così offende un anziano di 120 anni, un po' di rispetto, le chieda scusa. Ma non mi faccia chiedere scusa al lievito madre, la prego. Su. Chieda scusa. Ah, va bene. Allora, chiedo scusa al lievito madre, scusi lievito madre. Come fa a sentirlo che ha 120 anni è sordo? Lo dica più forte, no? Pure, va bene, allora, scusi signor lievito madre. Ecco, ma come fa questo lievito madre però ad avere 120 anni? Non... Beh, lo accudisco io 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Tutte le mattine gli faccio il bagnetto, lo copro di farina, sì, lo coccolo, lo accarezzo. Vabbè. D'estate lo porto al mare, la domenica lo porto a fare la passeggiatina al parco. Addirittura. La sera è il lievito madre a decidere cosa guardare in TV. Ma non mi separo mai dal lievito madre. Mai. Il lievito madre, ma mai, sai, mai, mai. Non mai. Si separa basta, mai. Basta, basta, che lo può più. Sono stufa di star sempre da sola. Sì, ma chi è? Calmati, ti prego, calmati. No, calmati, in parte male, che lo può più. Ma chi è? Chi è? Ti prego, niente, lievito moglie, gelosa del lievito madre. Anche tra i lieviti. E la domenica negot, e a Natale, niente. Vabbè. Sai che ti dico? Questa è la tua roba, e niente, voi vi dite. No, ma no, ma se ne è andato. E adesso? Un attimo, io pago solo gli alimenti vegani. Cosa sta non facendo? Mi interessa, la casa rimane a me. Ma che, io gli do gli alimenti vegani, ma va cosa bene? Fa? Cosa fa? Con chi sta parlando? Con lievito avvocato. Ah. Andrea Zaone.